I biscotti di Natale, una ricetta mandata dalla mia bisnonna, i brezel al cioccolato, l'impasto una frolla con qualche variante del tipo che al posto di usare il rosso dell'uovo useremo l'uovo intero. Iniziamo. Abbiamo messo il burro in una ciotola e l'abbiamo lasciato ammorbidire. Adesso al burro ci aggiungeremo lo zucchero. Ok, ora aggiungiamo le uova. Io come consiglio do sempre di metterne l'uova prima in una ciotola, così che se c'è qualche buccia possiamo evitarla. Continuiamo a girare. Aggiungiamo un po' di zucchero vanigliato e continuiamo a girare. Mi raccomando, i resti che rimangono sul bordo buttateli giù nell'impasto, così utilizziamo tutto per bene. Nel prossimo passaggio vi potete aiutare con una frusta. Adesso aggiungiamo il cacao. Cacao è in polvere e amaro. Adesso giriamo lentamente perché sennò salta tutto fuori. Intanto che guardate il video, lasciate un pollicione in su, iscrivetevi lasciando la campanellina accesa così vi arriveranno tutti i video e in più mandate il video ai vostri amici. Vedete com'è bello cremoso? Ok, adesso metteremo il nostro lievito nella farina. Con una forchetta mischiamo la farina e il lievito. Iniziamo con il cucchiaio, poi passeremo alle mani. Come vedete, sta raggiungendo una certa consistenza. Aggiungiamo un altro po' di farina, ok, e adesso impastiamo con le mani. Se vedete che la farina non entra nell'impasto, potremo mettere un goccio di latte. Aiutante! Grazie! E proseguiamo. Adesso spostiamo l'impasto sul tavolo e continuiamo a lavorarlo. Con la forza di un'impastatrice e tanta pazienza, il nostro impasto sta prendendo forma. Cosa devo dire? Dai! Ci siamo quasi. Adesso possiamo continuare a impastarlo. Vediamo una forma di una palla, così. Mettiamo l'impasto sul piatto e poi con la pellicola copriamo. Massiccio. Deve riposare almeno 12 ore nel frigo. Il nostro impasto è riposato tutta la notte. Adesso passiamo a fare i biscotti. Taglieremo un pezzo del nostro impasto e il resto lo mettiamo in frigo. Dato che l'impasto è freddo da frigo, li lavoriamo un po' a mano. Adesso la rotoliamo come se fosse un salame, sempre più piccolo. Ok, tagliamo un pezzo. Deve diventare fine fino allo spessore di una matita, quindi circa così.
Adesso gli daremo la forma del bracer. Ecco qua. Adesso li mettiamo sulla teglia e più tardi li metteremo a cuotere a 175 gradi. Sono già marroni, quindi occhio e un attimo a bruciarli. Bollezza la cioccolata, adesso li assaggiamo. Buonissimo!